Ehi, Lissi, finalmente! È un po' che ti cerco. Eccomi. Su, dimmi, com'è andata col commissario ieri sera? Beh, è stato perfetto. Non mi ha sentito per un paio di giorni. Adesso sembra davvero cotto. Sembra che tu stia solo giocando con lui, con tutte le tattiche che usi. Stai scherzando? Jan è un uomo così divertente, affascinante, intelligente e affettuoso. Allora è per questo che non deve capire che ti piace. Lui è diverso e ho paura che non mi prenda sul serio perché sono troppo giovane. Già, che ci vuoi fare? È così vecchio. Avrò l'eredità prima. Come se ne avessi bisogno. Allora incrocerò le dita perché tra voi due funzioni. Stavolta ho una bella sensazione. Ciao. Ciao. Sebastian, devo fare un paio di consegne. Puoi rispondere tu al telefono? Sì, certo. Bene, a dopo. A più tardi. Ciao. Aspetta. Ho l'impressione che tu mi stia evitando da quando ti ho parlato della promozione. No, è che ho davvero molto da fare oggi. Vedo. Non è che hai paura di parlarne con Reichenbach? Sciocchezze. Mike, hai superato l'esame con lode. Sei una grande designer. Quindi prenditi la promozione che ti spetta. Per questo ho pensato di organizzare una festa a sorpresa per mia madre. Beh, è un'ottima idea. Solo che non sono sicuro che sia il posto giusto per una festa. Temete che ci venga il mal di mare? No, ma forse è un po' stretto. Beh, meglio, si creerà la giusta atmosfera. Sì, ma la sera fa più freddo e lì è pieno di spifferi. Già. Non ci ho mai fatto caso. E poi non è scomodo portare lì tutte le bevande e il rinfresco. Festeggiate qui, sarà più semplice da organizzare. Sì, infatti. Capisco. Ma non vi dovete affatto preoccupare. Penseremo io ed Elsa ai preparativi. Voi non dovrete fare proprio nulla. Beh, ok, era solo un'idea. Troverò un altro posto per la festa. Conrad, hai frainteso, scusaci. Sta tranquillo, puoi farla anche lì se vuoi. Per noi va bene. Davvero, grazie mille. Ma alle decorazioni ci pensiamo noi. Questa è un'ottima idea. Sì, ma non è necessario. Avete già fatto abbastanza per aiutarmi. Niente discussioni. Ci va di farlo. Sì, avanti. Ah, Simon. Luisa non c'è. Non importa, cercavo te. Ah, che sorpresa. Che cosa posso fare per te? Ho riflettuto ancora sulla tua generosa offerta. Nessun problema, capisco che tu l'abbia respinta. Sei gentile. Anche se ti avrei assunto volentieri. Beh, allora forse ti farà piacere sapere che ci ho ripensato. Ho deciso di accettare. Vuoi il posto? Esatto. Perfetto, sono contento. Se vuoi parliamo dopo dei dettagli. Ora mi sembri distratto. Sì, scusa, ho così tanto lavoro che ho la testa altrove. Sì, lo immagino. Allora, a più tardi. Sì, a dopo. Magnifico. E adesso che cosa faccio? Non si è neanche congratulato per il mio esame, signor Reichenbach. No, troppo sfacciata, non posso dirglielo. Lei lo sa com'è andato il mio esame? No, no, non posso cominciare così. Io devo farla più facile. Gli dico, signor Reichenbach, lei voleva darmi una promozione. Sì? Sì. Farò così, ma domani. Signorina Hansen, scusi, non le ho ancora chiesto com'è andato il suo esame. Spero di potermi congratulare. Sì. Quindi, come se l'è cavata? Bene, con il massimo dei voti. Infatti, stavo pensando di venire a parlarne con lei. Ma è magnifico. Allora ci vuole una promozione. Davvero? Gliele avevo promesso se fosse passata a pieni voti e io mantengo le promesse. Inoltre, lei è una dei dipendenti più motivati della nostra azienda. Non lascerò certo che una come lei passi alla concorrenza. Il suo nuovo contratto sarà pronto oggi stesso. La ringrazio, signor Reichenbach. Congratulazioni. Grazie.
è piaciuta molto questa nostra passeggiata? Anche a me. Non c'è niente di meglio che un po' d'aria fresca. Ah, direttamente davanti allo specchio. Forse c'è qualcosa che non va con il trucco? Al contrario. Sei sempre incantevole. Lo sai. Senti, ieri sono passato qui per parlarti, ma non eri in camera. Ah, sì? Sono entrato e per terra c'era una cornice con una foto di noi due. Era rotta. Sì, uno stupido incidente. Lo sai, la mia coordinazione non è delle migliori. Non preoccuparti, la recupererai. Con il tuo sostegno, sicuramente. Ci riuscirai. E fino ad allora... Oh, cos'è questa? Una foto dei giorni felici. È vero. Grazie. È un piccolo pensiero. Volevo solo farti piacere. Ci sei riuscito. Forse i giorni felici torneranno presto. Allora, come ci sei riuscita? È stato facile. Sono andata nell'ufficio del signor Reichenbach e gli ho detto che doveva promuovermi. Cosa? Sì. No, lo sai che non ne sarei capace. Non avrei mai avuto il coraggio di dirgli che me l'aveva promesso. Ma allora, scusa, come... Beh, mentre pensavo a come chiederglielo, è venuto lui da me, mi ha chiesto dell'esame e mi ha dato la promozione. Finalmente. Oh, ma mio fratello cadrà dall'amaca quando glielo racconterò. Voglio chiamarlo più tardi. Grazie. A te, allora. Ciao, state festeggiando? Proprio così. Ti presento Mike Hansen, il nuovo capo designer. Davvero? È incredibile, eh? Reichenbach me l'aveva già promesso la scorsa settimana. A patto, ovviamente, che superassi l'esame finale con il massimo dei voti. La scorsa settimana? Sì, finalmente ce l'ho fatta. È venuto poco fa e mi ha offerto il posto. L'ufficio del personale sta preparando il mio contratto. Sono felice, Mike. Le mie congratulazioni. Grazie. Spero che andrà tutto bene. Naturalmente, ce la farai benissimo. Ne sono convinto anch'io. Eccoci qui. Siamo soli e nella casa galleggiante. Però mi ero immaginato questa giornata in modo diverso. Ah sì? E come? Beh, meno lavoro e più relax. Ma gran parte del lavoro è fatta. Eva ne sarà entusiasta. Allora adesso noi due ci meritiamo una piccola pausa. Sì. Mi concede questo ballo? Mm. Durerà finché non arrivano gli ospiti? Penso di sì. Significa che abbiamo più tempo per la nostra piccola pausa. E abbiamo la casa galleggiante tutta per noi. Avanti. Salve. È l'ufficio della Fondazione Harald Becker o sbaglio? Sì, è questo. Come posso aiutarla? La mia è solo una visita di cortesia. Da adesso siamo colleghi. Che significa? Hai deciso di accettare il lavoro? Ecco, la prospettiva di sbaciucchiarci furtivamente in ufficio era davvero accattivante. Ma a queste condizioni... Ne sei sicuro? Non ti preoccupare, ero calmo e professionale quando ho parlato con Hennig. Ce la posso fare.
Così potremo ricomprare al più presto il nostro albergo. E sai già di quale posto si tratta? Ma certo, hai di fronte il vecchio e nuovo capo designer della Falkenthal Porcellane. E io... Luisa! Ah, Simon! Volevo fare un altro brindisi. Cosa si festeggia? Luisa, non te l'ha ancora detto? Il signor Reichenbach mi ha appena promossa capo designer. Cosa? Ah, la grande Sophie Novak, ed è sempre sul piede di guerra. Beh, sai come si dice? Chi entra papa in conclave ne esce cardinale. Pagherai per tutto quello che hai fatto a mio fratello, Jan. Tu sei il poliziotto che ha preso le mazzette e io dimostrerò a tutti che mio fratello Tom era innocente. Sono parole grosse, Sophie, ma sappiamo entrambi che questo non ti riuscirà. Mi sono fidata di te. Pensavo fossi un amico. Quando sono stata ingenua, vero? È stato uno sbaglio. Davvero uno stupido sbaglio, ma sai che c'è di buono? Sbagliando si impara. È incredibile. Ennick pensa davvero che possa prendere ordini dalla mia ex stagista. Avrebbe dovuto dirtelo. È ovvio. C'era da aspettarselo. Ha promesso il lavoro a Mike la scorsa settimana. Non metterti a difendere Ennick adesso. Ma figurati, lo so che hai ragione tu. Avrebbe dovuto dirti che il tuo vecchio posto non era più libero. Non capisci, Luisa, non è questo il punto. E allora qual è? Che Ennick fa di tutto per umiliarmi e io non posso più far finta di niente. Non ti sembra di esagerare un po', Sim? Dimmi almeno un motivo per cui non mi ha detto della promozione di Mike. Forse lui non si aspettava che cambiassi idea e l'hai colto alla sprovvista. Ma certo, comprensiva come al solito. Cerco solo di capire come potrebbe essere andata. Adesso basta, per favore. Ma da che parte stai, Luisa? Non puoi chiedermelo sul serio. Sì. Non stai più dalla mia parte. Simon. Non è questo il nostro problema. Io sto dalla tua parte perché ti amo. Il vero problema è che forse tu non ti fidi più di me. Lissi, tu mi piaci davvero molto, ma questa è una faccenda tra me e Sophie, ok? Anche tu mi piaci molto e vorrei che fossi sincero con me. Dimmi che cosa succede tra voi due. Andiamo, Nora. Ennick e Luisa sono solo colleghi. Sì, è così che hanno cominciato. Ma quando aprirai gli occhi, Simon, quei due non sono solo colleghi, hanno una storia di cui tu evidentemente non sai niente.